Questa è la vera storia di Gesù, dello scenario in cui visse e delle forze che ne formarono il carattere e la missione. La scienza moderna ha svelato nuovi dettagli sugli ultimi giorni della sua vita. I motivi per i quali le autorità lo videro come una minaccia. L'errata ubicazione di alcuni tra i più noti siti di commemorazione della Passione. Le dinamiche che si intrecciarono dietro la sua tragica storia e lo condussero alla crocifissione. Tre studiosi si sono recati in Terra Santa alla ricerca delle radici di Gesù. Il teologo e ministro battista Allen Callahan, l'esperta di studi biblici Rachel Everlock e l'archeologo Byron McCain. L'ultima tappa del loro viaggio è Gerusalemme, così come lo fu per Gesù. Gesù attirò a sé un largo seguito grazie ai suoi insegnamenti. Promise al popolo ebraico la salvezza dalla crudeltà dei romani che occupavano la loro terra e dalla corrotta classe dominante. Annunciò l'avvento di un nuovo regime, il regno di Dio, che avrebbe cambiato le loro vite. Gesù aveva circa 30 anni quando portò il suo messaggio a Gerusalemme, il centro del potere politico e religioso. Dalle scritture sappiamo che era considerato il re dei giudei e veniva chiamato il figlio di Dio, epiteti provocatori nella sfera politico-religiosa. Gesù arrivò a Gerusalemme durante la Pasqua ebraica, che celebra la liberazione del popolo israelita dalla schiavitù in Egitto. Le autorità erano già sul piede di guerra. Nel primo secolo, Gerusalemme, soprattutto durante le feste, era una bomba ad orologeria. La ribellione del popolo poteva scoppiare da un momento all'altro. Il Tempio di Gerusalemme, cuore della religione ebraica, era sotto il rigido controllo della ricca casta sacerdotale. Ma il suo potere derivava unicamente dalla cooperazione coi romani. Una sorta di patto col diavolo, secondo gli ebrei. Chiunque si avvicini al potere ne viene contagiato. Non voglio dire che la casta sacerdotale in sé fosse corrotta, ma gli uomini che la componevano avevano i loro affari. E per Gesù era un problema. Nel tempio c'era un mercato, con bancarelle per il cambio valute e venditori di animali destinati ai sacrifici. Secondo i Vangeli, questo movimento commerciale nella casa del Signore fece infuriare Gesù. Gesù entrò poi nel tempio e scacciò tutti quelli che trovò a comprare e a vendere. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. E disse loro: «La scrittura dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri». Il disordine creato da Gesù non passò inosservato. Le truppe romane tenevano il tempio sotto sorveglianza dalla loro fortezza poco più a nord. Romani e sacerdoti ebrei iniziarono a vedere Gesù come un fomentatore. A quel punto Gesù avrebbe potuto tranquillamente lasciare Gerusalemme senza rischi, invece restò lì a predicare e battezzare proprio sotto gli occhi dei potenti.
Durante la Pasqua ebraica, Gerusalemme era così affollata che Gesù e i suoi discepoli dovettero sistemarsi fuori dalla città, sul Monte degli Ulivi, di fronte alla Valle del Cedron. Byron McCain ha scoperto che questa stessa strada percorsa da Gesù non è cambiata molto. È incredibile. La Valle del Cedron, che si trova a est della città antica di Gerusalemme, sembra sia stata come chiusa in una capsula del tempo. Diversamente da molti altri luoghi, non è stata rimodernata. L'aspetto e l'atmosfera sembrano essere ancora quelli dell'epoca. Le storie degli ultimi giorni di Gesù narrano i suoi viaggi da Gerusalemme al Monte degli Ulivi o dal Monte degli Ulivi a Gerusalemme. Ha sicuramente percorso questo sentiero. La Valle del Cedron si trovava di fronte alle antiche tombe dei potenti, un promemoria quotidiano del grande divario tra ricchi e poveri. Stando a quello che sappiamo, Gesù non deve aver visto di buon occhio tutto questo sfarzo. Gesù e i suoi discepoli giungevano alla città di Gerusalemme attraverso il luogo in cui si svolgevano i battesimi, la piscina di Siloe. I resti sono stati accidentalmente scoperti nel 2004 da operai che stavano riparando una fognatura. Rachel è venuta qui a incontrare l'archeologo Ronnie Reich, il primo ad aver scavato questo sito. È incredibile. Con tutte le volte che sono stata a Gerusalemme non l'avevo mai visto. È uno scavo molto recente. È stato scoperto qualche anno fa, per caso. Immagina che la parte centrale della piscina, il fondo della piscina, dove convergono gli scalini che ne segnano il perimetro, era dove adesso ci sono tutti quegli alberi. Con un po' di fantasia si può visualizzare questa immensa piscina, dove centinaia di persone, forse anche migliaia, venivano qui a qualunque ora del giorno. Questa piscina era il luogo in cui i pellegrini si immergevano per i bagni rituali prima di presentarsi davanti a Dio. Dopo la purificazione, percorrevano una lunga scalinata verso il tempio, dove gli scavi di Ronnie sono ancora in corso. Possiamo dire che Gesù percorse queste scale? Ma certo. Partendo dalla Valle del Cedron, può essersi immerso nella piscina per un bagno rituale e poi, come ogni altro ebreo, aver percorso queste scale che portano al Tempio. I viaggi di Gesù da e verso il Tempio duravano giorni, giorni in cui la gente si radunava ad ascoltarlo. Le autorità religiose erano sempre più infastidite dalla sua fama e dalle critiche a loro rivolte. Ma non era l'unico motivo di preoccupazione. I sacerdoti avevano il compito di mantenere l'ordine nel Tempio. Se avessero fallito, i romani li avrebbero spogliati dei loro diritti di funzionari religiosi qui, nel cuore sacro del giudaismo. Predicare sotto gli occhi dei sacerdoti era una provocazione non indifferente. Alan Callahan ha discusso gli effetti della presenza del Messia a Gerusalemme con l'archeologo Shimon Gibson, che gli ha fornito un resoconto degli ultimi giorni di Gesù. Nessuno voleva né disordini né mine vaganti in un momento così delicato. Gesù, quando predicava sul Monte del Tempio, attraeva migliaia di persone. E questo fece infuriare le autorità romane, che volevano mantenere l'equilibrio. E forse anche il clero si irritò. Era visto come un concorrente. Gesù annunciò un cambiamento radicale e si propose come salvatore spirituale del mondo. Ben presto le sue parole giunsero alle orecchie del sommo sacerdote Caifa e del governatore romano Ponzio Pilato. La decisione fu semplice.
Ai tempi c'era una sola cosa da fare con chi intaccava l'equilibrio del tempio: rimuoverlo. Ma nonostante il loro potere, le autorità furono riluttanti nell'arrestare Gesù davanti ai suoi sostenitori. Allora i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire, ma dicevano: non durante la festa, perché non avvengano tumulti fra il popolo. Era solo questione di tempo. Presto i potenti avrebbero trovato un modo per eliminare quella pericolosa minaccia. Restava solo una cosa da fare: trovare un uomo nella cerchia di Gesù, disposto a tradirlo. La Pasqua ebraica era alle porte e il popolo era preso dai preparativi per il pranzo tradizionale. Ma Gesù aveva le autorità alle calcagne. Gli apostoli non sapevano che sarebbe stata la loro ultima cena insieme. Il pranzo pasquale era un raduno familiare. La nuova famiglia di Gesù, oltre ai suoi discepoli, includeva anche la figura femminile di Maria Maddalena. Uno dei più importanti momenti del cristianesimo fu la celebrazione di una festività ebraica. Considerando il periodo da un punto di vista strettamente narrativo, è inevitabile che si trattasse del pranzo di Pasqua. Cos'altro poteva essere? Sarebbe stato assurdo andare al tempio a pregare durante la festività, occuparsi dei preparativi per il pranzo e dei numerosi rituali, per poi non festeggiare la Pasqua. Pane azzimo e vino erano ingredienti essenziali nei rituali di apertura della Pasqua ebraica e divennero nel corso del cristianesimo i simboli del corpo e del sangue di Cristo. Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. La simulazione di questo momento è oggi il cuore della funzione cristiana. Il cristianesimo ha fatto suo questo evento e l'ha reso forse il rituale religioso più rappresentativo, col pane e il vino. Ma fu anche un momento tragico. Stando alle scritture, Gesù sapeva che il suo tempo stava per finire. Comunicò agli apostoli che uno di loro lo avrebbe tradito. Poi si rivolse a Giuda e disse: quello che devi fare, fallo al più presto. Giuda fu corrotto dalle autorità per tradire Gesù quella stessa sera. Era così che funzionava. Era l'unico modo per fermare i grandi sovversivi nella storia. Non c'era la polizia. Non venivano catturati, ma indicati da qualcuno della cerchia. Gli apostoli non compresero il reale significato delle parole di Gesù. Dopo la cena, Gesù e i suoi discepoli si ritirarono sul Monte degli Ulivi, passando per la valle del Cedron. Era l'occasione che le autorità stavano aspettando. Lontano dal tempio, lontano dalle folle, nel cuore della notte. Ciò che accadde dopo viene tradizionalmente collocato nel cosiddetto giardino del Getsemani. Byron ha incontrato la studiosa Joan Taylor nel luogo di pellegrinaggio sul Monte degli Ulivi. Questo posto è esattamente come se lo immaginano milioni di cristiani. Il giardino, gli splendidi uliveti, rispecchiano alla perfezione ciò che la nostra mente si figura di questo luogo.
In effetti è interessante. Siamo condizionati da innumerevoli quadri e film che ripropongono il giardino del Getsemani. Ora siamo qui ed è come lo avevamo immaginato. In qualche modo è come se lo riconoscessimo. Joan pensa che il giardino del Getsemani sia stato inventato in epoca medievale. Non si fa menzione nei Vangeli di questo posto. Matteo, Marco e Luca citano un luogo chiamato Getsemani e Giovanni parla di un giardino. Solo successivamente i due sostantivi vennero uniti. Secondo Joan, il luogo in cui Gesù e i suoi discepoli dimorarono era sì chiamato Getsemani, ma non un giardino. Bensì un altro sito vicino alla meta di pellegrinaggio. Eccoci qua. Questa è la caverna di Getsemani. Anche se non si entrava da qui, ma... È una grotta. Oggi è una cappella sotterranea. Ma un tempo era una grotta naturale che fu adibita alla molitura delle olive. Dietro questi affreschi, propri della tradizione cristiana, si possono notare degli elementi che fanno pensare a un luogo legato all'agricoltura, a una grotta adibita alla spremitura delle olive. In aramaico, Gat Shemanim significa infatti torchio per gli oli. Getsemani è la versione greca di Gat Shemanim. In quella nicchia, chiusa da una tenda, c'è una rientranza concava. Una struttura che è possibile trovare spesso in grotte usate per la spremitura delle olive. Non era il periodo migliore per dormire all'aperto, anche senza le autorità alle calcagna. Dai Vangeli sappiamo che la notte era fredda e questo era un posto caldo e sicuro per Gesù e i suoi discepoli. Gesù era ormai un ricercato. Nel suo Vangelo, Marco ci descrive un uomo angustiato a tal punto da chiedere agli apostoli di stare attenti in sua assenza. Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Perché proseguì la sua missione sapendo che lo avrebbe inevitabilmente condotto a una morte atroce? Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Quando Gesù tornò, vide che i discepoli si erano addormentati. Chiese loro di restare svegli ancora per un po'. E di nuovo si allontanò a pregare. A quel punto, dicono le scritture, arrivò il traditore, Giuda. Egli aveva detto agli ufficiali che erano lì per arrestare Gesù che avrebbe indicato il Messia con un bacio. Giuda, un suo discepolo, indicò Gesù con un bacio, un gesto di saluto normalmente. Infatti Gesù disse: «Giuda, con un bacio mi tradisci». Gesù accettò il bacio di Giuda e con esso il suo destino. Ma fu l'unico ad essere arrestato. Tutti i suoi apostoli erano lì. Allora perché nessuno fece la sua stessa fine? Dai Vangeli sappiamo che Getsemani, ai piedi del Monte degli Ulivi, fu teatro di uno scontro violento. Gesù venne catturato e i discepoli scapparono. Nessuno degli apostoli fu arrestato, nessuno venne ferito né ucciso. Una risposta potrebbe essere che, dopo lo scontro,
Scapparono tutti in direzioni diverse e lo lasciarono solo. Credo abbia un senso spiegare l'evento in questo modo. Pietro intervenne, dicono le scritture, tagliando l'orecchio a un servitore del sommo sacerdote. A sua volta Gesù sopraggiunse per evitare ulteriori atti di violenza. Ma se Pietro ferì uno degli uomini che erano venuti ad arrestare il Messia, allora perché non fu catturato? Perché fu lasciato libero? Forse l'enigma può essere spiegato con un semplice cambio di prospettiva. La storia ci è stata raccontata dai sopravvissuti. Alcuni di questi sono poi diventati leader all'interno della comunità. Non potevano certo dire di essere scappati con la coda tra le gambe. Dissero invece che Gesù li aveva cercati perché aveva a cuore il loro bene. E visto che lui era contro la violenza, non la usarono. È ben diverso dal dire che Gesù fu arrestato e che si dileguarono lasciandolo solo. Persino i Vangeli dicono che alla fine gli apostoli scapparono. Secondo Matteo, Giuda preferì impiccarsi piuttosto che vivere con quel rimorso. Gesù venne condotto al cospetto del sommo sacerdote Caifa e davanti a lui affermò di essere il figlio di Dio, una bestemmia, un crimine capitale. Gesù poi venne condotto alla residenza di Caifa nella parte alta di Gerusalemme. Gli archeologi stanno scoprendo sempre di più riguardo ai movimenti di Gesù negli ultimi giorni di vita. La squadra di Shimon Gibson ha scavato diversi strati in quest'area fino a ritrovare quelli che potrebbero essere i resti della casa di un sacerdote del primo secolo. Vedi, Allen, ora ci troviamo al livello dell'epoca di Gesù, nell'angolo di una casa. Diamo un'occhiata a questi resti estratti dal livello più basso. Eccoli qua. Questi, ad esempio, sono frammenti di una casseruola del tempo. Qui c'è un bel pezzo di ceramica sigillata che presumibilmente apparteneva a degli aristocratici. Era un vaso decorato. Ci sono anche frammenti di conchiglie, di murex per la precisione. Le conchiglie dalle quali veniva estratta la tintura porpora per gli abiti dei sacerdoti. Era un'area per benestanti e Gesù venne portato qui dopo il suo arresto. Secondo i primi tre Vangeli, ci fu una sorta di processo prima della decisione finale. Lo portarono nel giardino della residenza del sommo sacerdote e poi decisero il da farsi. I sacerdoti ebrei, minacciati dal potere dei governatori romani, non avevano molta scelta. Gesù costituiva una minaccia religiosa e politica che molto semplicemente doveva essere sconfitta. Il clero riunì i membri del consiglio, il sinedrio, e l'interrogatorio ebbe inizio. I Vangeli dicono che il Messia fece ben poco per negare le accuse a lui rivolte. I sacerdoti lo accusarono di blasfemia. Un crimine così grave esigeva una pena esemplare. Ma il clero non poteva comminare la pena di morte. Gesù venne così consegnato nelle mani del governatore romano Ponzio Pilato, un despota dal pugno di ferro. Dal processo, di fronte a sacerdoti e sinedrio, Gesù venne portato alla residenza del governatore. Era chiamata Pretorio e un tempo era il palazzo di re Erode il Grande. Pilato detestava Gerusalemme.
vi si recava solo se strettamente necessario e in tempi bollenti, come la Pasqua, durante la quale restava nei paraggi per soffocare ogni potenziale insurrezione. Gesù si trovò davanti a Pilato e non aveva scampo. Stando a quello che sappiamo, Pilato era un giudice dalla mano pesante. I Vangeli ci danno una visione un po' diversa, ma di certo non era un buono. Un povero predicatore della Galilea in un faccia a faccia con l'uomo più potente di quella terra. La prova del grande peso che Gesù aveva acquisito. Le scritture ci dicono che il Messia assunse un atteggiamento di sfida. Pilato non ebbe ragioni per mostrare pietà. Ebbe così inizio il Calvario lungo la via dolorosa, quel cammino che Gesù percorse verso la sua crocifissione. Ponzio Pilato voleva mantenere il controllo delle masse a Gerusalemme. Voleva che la città fosse tranquilla durante la Pasqua ebraica e se le persone avessero creato dei problemi, sarebbero state punite con l'esecuzione. Gesù fu una sorta di capro espiatorio. Innanzitutto subì una flagellazione che di per sé avrebbe potuto essere letale. Per schernire la sua autoproclamata sovranità, gli fu intrecciata una corona di spine sul capo. Poi fu costretto a portare la trave della croce fino al luogo dell'esecuzione. In realtà è improbabile che qualcuno nelle sue condizioni potesse sopportare un peso di quel genere. Sappiamo che Gesù cadde sotto la croce e che un passante andò in suo soccorso. Secoli di devozione hanno santificato le tappe della Via Crucis percorse dai pellegrini della città vecchia. La strada conosciuta come Via Dolorosa venne definita nel Medioevo ai tempi delle crociate, ma nel posto sbagliato. Si pensava che Gesù fosse stato processato nella fortezza romana a nord del Tempio e che la strada andasse da lì al luogo della crocifissione. In realtà il processo avvenne a occidente, nella residenza di Pilato. Quindi, una volta uscito dal luogo del processo, Gesù fu portato qui su questi scalini, che gli archeologi fanno risalire al periodo erodiano, fino alla porta di Gennat e attraverso la città. Non è la strada dei crociati che si trova a nord-ovest della città. Noi siamo a occidente. È una strada diversa. E dalle prove che abbiamo, è anche convincente dal punto di vista archeologico. Guarda questi scalini. Sono massicci. Davvero impressionanti. Queste parole ci danno una nuova visione degli ultimi giorni e ore della vita di Gesù. Resta il fatto che i particolari sulla crocifissione rimangono un mistero. Solo di recente la scienza ha iniziato a rivelare la realtà del patimento di Gesù sulla croce. A quell'epoca la crocifissione avveniva fuori dalle mura della città di Gerusalemme affinché acquisisse visibilità. Gesù
Gesù venne condotto su una collina detta il Golgota o luogo del cranio, una sorta di cava in disuso. I romani crocifissero migliaia di persone, ma chissà per quale ragione nessuno storico ne scrisse mai un resoconto dettagliato. Fino ad ora è stata raccolta solo una prova archeologica. È tenuta sotto chiave dall'antropologo fisico Israel Herskovitz. Risale al 1968. È l'osso del calcagno di un uomo morto in croce con tanto di chiodo al suo posto. È incredibile il valore che ha una prova del genere. Innanzitutto arriva da Gerusalemme, dove Gesù è stato crocifisso. E poi è dell'epoca di Gesù. Secondo, poi, risale esattamente all'epoca di Gesù. I romani crocifissero migliaia di persone. Quest'osso e questo chiodo. Abbiamo solo quest'osso. Sembra incredibile. A quei tempi i chiodi erano molto cari. Si pensa che il motivo per il quale il chiodo è rimasto intatto e non venne rimosso per essere usato nuovamente. Vedete che qui è piegato? Sì, è piegato, dato che era troppo difficile toglierlo. Decisero di lasciarlo lì. Scienziati e storici hanno condotto studi approfonditi per scoprire quali pene sopportò Gesù nel momento più atroce della sua passione. Forse non esisteva un solo metodo di crocifissione. Sembra che per questa operazione i romani si servissero di un tipo particolare di uomini, assassini senza alcuna pietà per la sofferenza delle loro vittime. L'osso di calcagno ritrovato sembra confermare l'effettiva crocifissione di Cristo come riportata nelle scritture. All'inizio del XX secolo, con una sola prova tra le mani, i medici ricercatori hanno provato a ricreare in laboratorio le cruente dinamiche della crocifissione. Le braccia venivano a volte fissate alla croce con delle corde per sostenere il peso delle vittime. Nel luogo dell'esecuzione erano probabilmente piantati dei pali sui quali si ergeva la croce. Per completare lo studio dell'unica prova che ci è pervenuta, Israel Herskovitz ha condotto degli esperimenti avvalendosi di chiodi romani riprodotti e corpi donati alla ricerca scientifica. Stando ai risultati, veniva usato un solo chiodo per entrambi i calcagni, una manovra pensata per ottenere il massimo dolore. Non erano esecuzioni sanguinose. Non scorre molto sangue in questa zona. Non sono presenti grossi vasi sanguigni. Ma ci sono molti nervi. Come puoi vedere, questi sono nervi. Quest'area ne è ricca, era molto doloroso. Herskovitz ci mostra le gravissime conseguenze dell'inserimento di un chiodo in un osso. Il problema è che inserendo un chiodo nel calcagno, l'osso si spezza in un attimo. Il muscolo si contrae e subito l'osso si rompe in due parti e non riesce a reggere il peso del corpo nella maniera più assoluta. Le vittime restavano appese per le braccia, senza riuscire a respirare. Un sedile. Secondo le fonti antiche, al centro del palo verticale si poteva trovare un piccolo sedile. Per tenerli in vita, era necessario dargli un supporto.
La morte in croce doveva essere molto, molto lenta. Doveva durare giorni. Infatti ci sono alcune storie dell'epoca che parlano proprio di vittime che morivano molto lentamente, in diversi giorni. I romani volevano che le loro vittime sopravvivessero il più possibile per massimizzare l'impatto politico dello spettacolo. Attraverso la crocifissione, i romani usavano il corpo umano come una sorta di antica pubblicità del loro potere. Un'immagine, un messaggio. Non c'era bisogno di pensare. Il cartellone di Gesù in croce era un'immagine tutt'altro che statica. Sangue, urla, grida e lamenti. Morì molto lentamente. Deve essere stato uno spettacolo orribile. Gesù incarnò le speranze e i sogni di molti suoi seguaci. Con la sua esecuzione, la promessa di una vita migliore sembrava svuotarsi di significato. Morì di una morte lenta e dolorosa. Ma la sua storia non era ancora finita. Dai Vangeli sappiamo che Gesù fu crocifisso un giovedì mattina. Poco prima del tramonto, era morto. I corpi delle vittime della crocifissione erano spesso dati in pasto agli animali o gettati nelle discariche. Gesù fu salvato da questo destino da un uomo chiamato Giuseppe di Arimatea. Giuseppe era un discepolo segreto di Gesù e riuscì a ottenere il permesso di dargli una degna sepoltura. Il corpo fu portato nella tomba della famiglia di Giuseppe, scavata in una roccia, non lontano da dove Gesù fu crocifisso. La Basilica del Santo Sepolcro commemora i luoghi sacri del cristianesimo, quelli della crocifissione e della sepoltura di Cristo. Byron McCain si trova qui con la professoressa Jody Magnus, un'esperta archeologa delle epoche romana e bizantina. La tomba di Giuseppe di Arimatea, dove Gesù venne sepolto, si trova in un lussuoso santuario. Tutto ciò che rimane della tomba di Giuseppe è una piccola lastra di pietra. Ai tempi di Gesù questo posto era pieno di tombe di questo genere. Qui dietro. Ma in una cappella laterale un po' nascosta c'è ancora una tomba. Se guardi qui dietro puoi vedere dei loculi, le nicchie di sepoltura scavate nel basamento. Sulla base delle prove archeologiche non possiamo affermare che Gesù sia stato sepolto in uno di questi loculi, ma è certo che qui ci fosse un cimitero ebraico. È strano che così pochi pellegrini vengano qui. C'è una fila incredibile per accedere al sacrario e qui, poco distante, c'è uno splendido esempio di tomba ebraica. È molto più autentico. A differenza di molti siti associati a Gesù, sembra che la Basilica del Santo Sepolcro sia nel posto giusto. Secondo le leggi ebraiche, Gesù doveva essere sepolto prima del tramonto di quel giovedì in cui fu crocifisso. Era l'inizio dello Shabbat, durante il quale i funerali non erano permessi. Aspettare la fine dello Shabbat sarebbe stato troppo tardi, visto che i corpi dovevano essere sepolti entro 24 ore dalla morte. La domenica successiva all'esecuzione, la discepola Maria Maddalena e Maria, sua madre, giunsero a completare il processo di unzione e a bendare il corpo di Gesù.
ma quando arrivarono alla tomba, la trovarono aperta. Una semplice analisi razionale potrebbe risolvere un dibattito di 2000 anni sui reali accadimenti dal tramonto di quel giovedì. Nella tomba non c'era nessun corpo. La tomba vuota è un problema, è un fatto, perché è il punto in cui storia, archeologia e religione comparativa si ritirano per lasciare posto a una risposta che può essere fornita solo dalla fede. Il Vangelo di Matteo dice che un angelo del Signore apparve e disse: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti». Credere nella resurrezione di Gesù è una questione di fede personale. È innegabile però che la morte e la sepoltura di Cristo non segnarono la fine della sua storia. Furono solo l'inizio. Negli anni successivi alla morte di Gesù, le tensioni politico-religiose che si crearono nel corso della sua vita raggiunsero i massimi picchi. A 30 anni dalla sua morte, gli ebrei insorsero contro gli oppressori romani. La rivolta ebraica del 66 d.C. fu schiacciata senza pietà. I romani distrussero il Tempio di Gerusalemme pietra per pietra. Ormai non resta più nulla di quel tempio. I romani lo rasero al suolo e poi, quando le truppe scagliarono giù queste grandi pietre, queste si schiantarono al suolo creando l'enorme voragine sotto i miei piedi. Un evento spartiacque tra giudaismo e cristianesimo, che iniziarono a prendere strade diverse. Il cristianesimo iniziò con la distruzione del Tempio. Dal luogo in cui nacque, la terra di Gesù, si spostò nella città di Roma, dove poi crebbe. Il cristianesimo si diffuse in tutto il Mediterraneo e anche oltre. L'impero romano lo adottò come religione ufficiale nel IV secolo d.C. Fu il grande e ironico trionfo di quel giovane uomo della Galilea, ucciso dalle stesse mani imperiali che ne divulgarono il credo. Oggi, 2 miliardi di persone, circa un terzo della popolazione mondiale, sono cristiane. A mio avviso, l'aspetto più interessante è il fortissimo elemento di attualità di queste storie. Siamo nel XXI secolo e i desideri di redenzione e di liberazione sono ancora vivissimi. Ecco perché la storia di Gesù è stata raccontata così tante volte nel corso